Ciao a tutti ragazzi, sono Andre dello staff Let's Play FIFA www.letsplayfifa.it, link pagina Facebook in descrizione, e sono oggi da solo per presentarvi il primo episodio del Road to 300K. Siamo tornati su FIFA 13, ci eravamo fermati al terzo episodio causa vacanze, ma adesso siamo più forti che mai, pronti ad affrontare un nuovo FIFA e dunque noi vi guideremo nell'arte della compravendita. Il primo episodio l'abbiamo chiamato Partenza con Style perché vi parleremo delle chemistry style sotto il profilo della compravendita. Infatti questo episodio sarà interamente basato su queste nuove carte con cui, come vedrete, è molto molto bello e facile fare compravendita ed è anche molto molto cioè dà tanti profitti e tante soddisfazioni. Il primo stile in tesa che abbiamo operato per questo episodio, che tratta appunto degli stili in tesa, altresì chiamati chemistry style, è lo stile in tesa predatore. Abbiamo cercato di acquistarlo al massimo 800 crediti, 750-800, insomma, la minor cifra possibile, per poi rivenderlo a prezzi più elevati e fare bei profitti, come potete vedere. E intanto qua andiamo alla ricerca di una carta che soddisfi i nostri requisiti, ovvero che si possa prendere massimo 800, e ne troviamo un po' in seconda pagina, quindi lasciamo le offerte, solita operazione che ti costa sì e no 20 secondi e che invece frutta molto perché poi fai tanti tanti profitti con questa. Solo lasciando un'offerta, cioè lascia un'offerta, vai in bagno e poi ritorni e vendi le carte che hai comprato e hai fatto dei bei profitti, insomma. Quindi è una compravendita molto rilassante, senza seguire tutte le aste, cose così, e in più frutta molto bene. Così come abbiamo usato la carta predatore, abbiamo anche usato la carta artista, cercando di prenderla al massimo 700 crediti, ma alcune le prenderemo anche a 650, come potete vedere. Qua ci sarà un'offerta, ma vabbè, continuiamo a offrire e niente. E qua poi salteremo direttamente al momento in cui le avremo comprate. Infatti da qua ci sarà un salto direttamente alla lista trasferimenti, dove potete vedere che avremo speso tutti i nostri crediti, sarà rimasto un solo credito. E infatti ecco qui a voi le chemistry style acquistate e un solo credito rimasto. Acquistata per 650 crediti, per 800 il predatore, un altro predatore acquistato a 800, un'altra chemistry style artista acquistata a 650, artista a 650, predatore a 750, un ottimo colpo, predatore a 800, predatore a 800, artista, vabbè, insomma. Potete vederlo da solo, e intanto io vi ricordo che noi siamo stati i primi a fare la review di Lewandowski IF, e il link di questa review sarà in descrizione, quindi vi prego di andarla a vedere perché ne vale veramente la pena, è un mostro, ma non vi anticipo altro perché Mugnaz ne parla per 6 minuti. Qua, per 3 minuti, intanto noi andiamo a mettere a vendere le carte che abbiamo preso. La chemistry style artista presa 650, la mettiamo a 1100-1200. E quelle predatore prese tra i 750 e l'800 le mettiamo a 1300-1400. A questi prezzi le venderemo in un tempo veramente breve, cioè in 15 minuti avevo venduto tutte le carte che abbiamo acquistato, quindi è una compravendita molto breve a cui dovete dedicare poco tempo e che, anche avendo pochi soldi di base, può fare veramente ottimi profitti. E quindi spero che questo video vi interessi, perché l'altro anno aveva molto seguito questa serie, però purtroppo per motivi personali non siamo riusciti a mandarla avanti. Ma quest'anno già abbiamo grandi idee su come fare, su come farvi guadagnare, perché tutte queste lezioni ovviamente sono per voi. E quindi diciamo, ricambiate questo favore con un like e iscrivendovi al canale se non l'avete ancora fatto. Sempre se li ritenete utili, perché a noi sono utili, come vedete, perché anche noi facciamo i crediti così, cioè noi tutti i soldi che poi impieghiamo per fare le review, gli squad builder, facciamo usando questi trucchi qui che mano a mano vi comunichiamo. Nel primo episodio vi comunichiamo alcune delle chemistry style che adoperiamo per fare compravendita, poi vi comunicheremo alcuni giocatori che adoperiamo, poi il cambio ruolo, poi magari anche gli allenatori, insomma. Abbiamo un programma molto molto vasto, così come abbiamo un programma molto vasto di tipologie di video. Infatti questo è il Road to 300K, poi ci sta la serie delle player review, gli squad builder, la serie di Messi e Ronaldo, insomma, tanta qualità su questo canale, continuate a seguirci.
Qua finiamo di mettere in vendita e vendiamo tutto appunto molto rapidamente. E da 10.000 crediti iniziali ci ritroviamo col bel gruzzoletto di 17.101 crediti. Questo è il gruzzoletto con cui finiamo questo primo episodio, che speriamo vi sia utile perché non molti fanno compravendita con le gambe freestyle, quindi chi vede questo video si trova avvantaggiato perché può usarla appunto per la compravendita. Qua adesso vi farò vedere i nom, come tutte queste carte effettivamente siano state vendute in poco poco tempo. E niente, quindi per questo primo video è più o meno tutto. Spero di esservi stato utile iniziare la compravendita. Ricambiate con un bel mi piace e fateci arrivare almeno a 75, perché insomma, ero 300k sono tra le serie principali che abbiamo in programma, quindi niente, speriamo siano apprezzate. Va bene. Quindi per me è tutto, un saluto da Andri, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, l'Eroso 300k è appena iniziato, tanta qualità, un saluto a tutti, bye bye!